Onorevole, verrà il ministro a Crotone, una notizia ufficiale che ha anche dato la prefettura, quindi si comincia a creare una strada che può dare risposte ai problemi infrastrutturali di questo territorio? Io ne sono convinta, anche perché, come ho sempre detto, il ministro fin dall'inizio ha voluto ascoltare proprio noi calabresi, perfettamente conscio che la situazione della Calabria sia particolarmente disastrata. Non è un caso che nelle ultime interviste abbia proprio avuto modo di dire che la situazione, soprattutto per quanto riguarda le strade, è praticamente simile a quella dell'immediato dopoguerra, e questo ovviamente è un dato di fatto che ricade con forza su quella che è la nostra vita. Quindi ci sono novità sicuramente per quanto riguarda la statale 106, per la quale noi ci stiamo battendo affinché vada effettivamente in porto il progetto più volte vagheggiato e annunciato dalla regione nel mese di maggio, della nuova 106 che dovrebbe ricongiungere Crotone partendo da Passovecchio fino ad arrivare a Sime di Crichi, sia per quanto riguarda l'aeroporto. Io confido inoltre che ci siano delle novità positive anche per quanto riguarda la ferrovia, perché in attesa che procedano i lavori per l'elettrificazione e quindi con la possibilità un domani di far partire la freccia che attualmente dovrebbe, qualora insomma effettivamente vada in porto il nostro progetto, partire da Sibari, la freccia poi partirebbe in realtà da Crotone. Quindi ci sono delle novità in pentola, però è chiaro che purtroppo in 6 mesi non si possono recuperare le defaillance di anni di disattenzione al territorio. Ecco, questo è un incontro in cui si penso e mi auguro si arrivi a fare rete per questo territorio, quindi al di là delle ideologie, ma soprattutto per un territorio che è isolato e che ha bisogno di risposte. Guardi, io voglio essere buona e voglio dire che praticamente ognuno di noi ama profondamente il proprio territorio, quindi è probabile che l'enfasi che ognuno di noi ha avuto nel sottolineare la bontà di quella che era la propria azione rispetto a quella delle altre sia dovuta proprio a questo. Sicuramente da parte mia non c'è mai stato una posizione negativa, anzi io mi sono sempre dimostrata disponibile a collaborare. Mi auguro che da questa sera si possa procedere verso un nuovo orizzonte, ma l'obiettivo è sempre quello di far rinascere Crotone e di dare effettivamente a questo territorio le strutture che effettivamente meritano e che possono rilanciare la nostra economia.